Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il polverone lo solleva questo articolo in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Sgarbi al governo e in cassa cachet d'oro, la legge lo vieta. E nel sottotitolo, 300.000 euro in 9 mesi. Ma a cosa si riferisce l'articolo di Thomas McKinson? Andiamo con ordine. Vittorio Sgarbi è sottosegretario alla cultura, ma è anche un critico d'arte molto richiesto. Inaugura mostre, tiene conferenze su Caravaggio, presenta i propri libri, ma soprattutto per ognuno di questi eventi si fa pagare. A gestire i contratti del professore ci pensa la società ARS, una SRL che si occupa di consulenza. Ha un capitale sociale di 1.000 euro, ma soprattutto socio e amministratore unico dell'ARS è lui, Antonino Ippolito, detto Nino, attuale capo della segreteria di Sgarbi al Ministero. È lui che stabilisce compensi di Sgarbi per enti pubblici e privati. E allora guardiamolo, il tarifario del professore. Inaugurazione Art Expo a Sanremo, 35.000 euro. Mostra su Andy Warhol, 5.000 euro. Lectio Magistralis su Caravaggio, 10.000 euro. Cura della mostra La Bottega di Leonardo, 35.000 euro. Per citarne solo alcuni. Quasi tutti i contratti poi includono il pernottamento in hotel minimo 4 stelle, una matrimoniale per Sgarbi, 2 singole per autista e addetto stampa, un banchetto per la vendita dei suoi libri e altri benefit a seconda dei casi. Per esempio, la Proloco di Revere, nel Mantovano, deve tirare fuori 3.500 euro più IVA per una Lectio Magistralis di Sgarbi su Caravaggio e Pasolini, oltre naturalmente alle solite 3 stanze d'albergo e anche una cena pagata possibilmente in un luogo non lontano da dove si svolge l'iniziativa. Va peggio a Confindustria Cisambiente, che sborsa 8.000 euro più IVA per 60 minuti di discorso, ovvero 133 euro al minuto. A negoziare gli ingaggi di Sgarbi è sempre la società ARS di Nino Ippolito, che però ultimamente pare non se la passi bene. Il 9 ottobre scorso ARS chiede 25.000 euro di prestito infruttifero, cioè senza necessità di restituire interessi, alla fondazione privata Effetto Arte di Palermo. Nella lettera si legge il motivo della richiesta: per far fronte a una serie di impegni finanziari verso fornitori e nella mancanza provvisoria di liquidità. La Fondazione Effetto Arte si precipita e il 10 ottobre scorso bonifica la società ARS 25.000 euro. Ma il tarifario di Sgarbi non si ferma nemmeno di fronte agli studenti della piccola università di Cassino. Sono riusciti a trovare 1.000-1.500 euro di finanziamento tramite una banca e vogliono invitare il professore. La risposta di Nino Ippolito è però inflessibile. Dovete trovare uno sponsor che consenta di pagare un gettone non inferiore a 3.000 euro. E l'università rinuncia. È possibile per un sottosegretario, quindi per una figura di governo, percepire compensi per attività che vadano in conflitto con il proprio ruolo? La legge 215 del 2004 è molto chiara. All'articolo 2 dice che il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati. E allora, come si spiega questa mole di denaro entrata nelle tasche del sottosegretario alla cultura, se la legge glielo impediva?